Le norme italiane e anche quelle di recepimento delle direttive europee identificano nell'ISPRA, l'organismo tecnico-scientifico dello Stato italiano, chiamato a fornire una serie di valutazioni attraverso i propri pareri in materia di conservazione e gestione della fauna e anche a elaborare delle analisi propositive, quindi a indicare delle raccomandazioni su ciò che andrebbe fatto al fine di assicurare una conservazione efficace delle specie animali presenti nel nostro paese. Noi ci esprimiamo in materia di caccia su una serie di interventi che di solito sono competenza specifica delle regioni, come ad esempio i calendari venatori, i periodi di caccia e su alcune specie anche sui piani di prelievo che vengono fatti. Però la legge specifica anche che le regioni possono, in condizioni climatiche eccezionali, possono ridurre il periodo di attività venatoria o comunque la pressione di caccia sulle specie selvatiche. Quindi noi abbiamo inteso, considerato l'eccezionale condizione meteoclimatica che ha caratterizzato l'Italia quest'anno, abbiamo ritenuto opportuno inviare alle regioni una nota in cui raccomandiamo una serie di misure di limitazione di queste attività, proprio per fronteggiare questa situazione eccezionale. Quali sono i dati relativi agli incendi che sono stati considerati per redigere la nota mandata alle regioni? Abbiamo considerato sia dati meteoclimatici sia dati relativi agli incendi, perché quest'anno è stato caratterizzato, come emerge ad esempio dal bollettino sulla siccità che ISPRA redige periodicamente, è stato caratterizzato da un periodo di siccità particolarmente esteso, che è ben più lungo di quello che noi abbiamo sperimentato più direttamente negli ultimi mesi. In realtà è dall'inizio del 2017 che le precipitazioni nel nostro paese sono particolarmente scarse, quindi gli effetti sono ancora più gravi proprio perché prolungati. E poi abbiamo considerato i dati raccolti a scala europea, che raccoglie appunto i dati messi a disposizione dai diversi paesi, per quanto riguarda le superfici interessate dagli incendi. Anche in questo caso il 2017 purtroppo è stato un anno eccezionale, con tassi di impatto legato agli incendi che comunque sono una caratteristica del nostro paese, ma che quest'anno sono stati ben più estesi che negli anni precedenti. Rispetto alla media dell'ultimo decennio, quest'anno c'è stato un incremento del 260% delle aree interessate dagli incendi in Italia. Quindi sulla base di questi dati che abbiamo analizzato con molta attenzione, proprio perché chiediamo alle regioni un impegno particolare, quindi era necessario basare le nostre raccomandazioni su dati credibili e affidabili, abbiamo deciso di trasmettere questa nota. Come abbiamo fatto d'altro canto già in passato, quando l'Italia è stata interessata da periodi di particolare siccità, come ad esempio nel 2012. Per quanto tempo, prima o dopo, cioè la vostra raccomandazione chiede di spostare l'inizio dell'attività venatoria? Beh, questa, diciamo, non c'è una risposta unica, il nostro è un paese estremamente differenziato, è chiaro che non possiamo comparare il contesto del Trentino a quello della Calabria o della Sicilia. E quello che noi sappiamo è che sia la siccità prolungata sia gli incendi possono avere impatto su una serie di componenti faunistiche, anche effetti indiretti. Perché la forte siccità ha un impatto su alcune specie vegetali, può avere un impatto forte anche sugli invertebrati di cui si nutrono per esempio alcuni uccelli o i vegetali di cui si nutrono molti dei mammiferi oggetti di caccia e quindi possono avere un effetto indiretto sul successo riproduttivo, non solo sulla mortalità diretta, ma sul successo riproduttivo e quindi sullo stato delle popolazioni oggetto di caccia anche nel medio-lungo periodo. Però questi effetti variano da zona a zona e variano da specie a specie, ci sono specie più vulnerabili agli effetti della siccità e degli incendi e altre meno vulnerabili. Per esempio, l'effetto degli incendi raramente è un effetto diretto sulle specie di mammiferi uccelli che di solito hanno una buona capacità di spostarsi dalle zone interessate dagli incendi, a differenza ad esempio di alcuni rettili o degli invertebrati. Ma l'effetto indiretto, quindi la sottrazione dei terreni che danno la disponibilità di cibo per queste specie, invece può essere molto, molto forte. Quindi noi quello che chiediamo alle regioni è di valutare il loro contesto, di elaborare i dati che eventualmente hanno,
comunque in generale raccomandiamo almeno di ritardare l'apertura, la preapertura della caccia, cioè quella che interessa alcune giornate già prima della stagione venatoria, che parte il 1° ottobre per molte specie. Chiediamo ad esempio di verificare, di porre particolare attenzione alla caccia d'appostamento, in particolare vicino alle fonti d'acqua, perché in quei siti le specie animali possono addensarsi, possono concentrarsi in maniera superiore al normale. Ovviamente c'è una particolare attenzione alle zone umide, che sono state quest'anno particolarmente colpite appunto dalle condizioni meteoclimatiche. Raccomandiamo anche un'attenzione particolare alla caccia basata su interventi di ripopolamento, quindi su immissioni di specie di selvaggina, perché questi sono interventi che già sono caratterizzati spesso da un'elevata mortalità degli animali immessi. Quest'anno è prevedibile che questo effetto sarà ancora più grave, quindi è molto probabile che i ripopolamenti avranno un successo ancora inferiore a quello che hanno di solito. Quindi noi chiediamo di ritardare il periodo venatorio su queste specie, quelle ripopolate, e di verificare i dati che possono dare indicazione sul successo di insediamento in natura. Infine c'è una raccomandazione più generale. Noi abbiamo in Italia una legge molto avanzata che impone un divieto di caccia nelle zone boscate interessate da incendi, un divieto che deve vigere per 10 anni. Questa è una norma di difficile applicazione, perché non abbiamo un sistema estremamente dettagliato di mappatura delle zone interessate dagli incendi. Quello che noi rileviamo nella nostra nota è che non sono solo le zone boscate interessate dagli incendi a essere ad avere un impatto aggiuntivo per le attività venatorie, ma anche le zone cespugliate, aperte, di connessione, appunto bruciate a causa dei fuochi che hanno devastato il paese. Quindi noi chiediamo di estendere questo divieto per un periodo più corto, per 2 anni, anche a queste zone non coperte dall'attuale normativa. Com'è stata la risposta delle regioni riguardo a questo provvedimento? Beh, prima di tutto, ripeto, questa è una competenza esclusiva delle regioni. Su altri ambiti tecnici le regioni sono chiamate a chiedere un nostro parere, che nella gran parte dei casi è obbligatorio, anche se non vincolante, quindi diciamo il nostro ruolo è più diretto. In materia di limitazione della caccia a causa di eventi climatici estremi o dei fuochi, questo è una competenza esclusiva delle regioni, che non sono chiamate a chiederci un parere. Quindi le raccomandazioni che noi abbiamo inviato dovranno essere oggetto di valutazione da parte delle regioni, che saranno le amministrazioni chiamate a prendere decisioni e che quindi non sono neanche tenute a informarci di quello che riterranno opportuno fare. È presto per dirlo, perché è una settimana che abbiamo circolato questa nota, le regioni stanno presentando i loro calendari venatori, so che alcune regioni hanno ad esempio sospeso la preapertura, altre hanno ridotto limitatamente gli orari di prelievo, quindi nelle prossime settimane vedremo gli effetti. Io quello che vorrei richiamare è che fortunatamente le condizioni climatiche del paese stanno in miglioramento e quindi gli effetti saranno probabilmente meno visibili nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Ma gli impatti della siccità che ha caratterizzato l'Italia in questi 8 mesi e l'impatto degli incendi che ancora oggi stanno devastando alcune larghe zone del paese e che hanno portato diverse regioni a chiedere lo stato di calamità avranno un effetto sulla fauna anche a più lungo termine, quindi anche quando noi non vedremo più le zone interessate dagli incendi o la siccità sarà meno visibile, però non dobbiamo sottovalutare gli effetti che questo avrà sulla fauna. Faccio solo un esempio: nel 1976 il Regno Unito è stato interessato da un periodo di lunga siccità. Gli effetti che quella siccità hanno avuto su diverse specie di vertebrati e di invertebrati sono stati studiati e sono emersi in maniera più chiara solo nel corso degli anni successivi. Quegli studi hanno confermato che le siccità e ovviamente anche gli incendi possono avere degli effetti estremamente gravi che ritengo sia necessario considerare quando si pianificano le attività di caccia.